It's me, Mario! Bentornati sul canale di Access00, siamo qui con un nuovo video di Super Mario Maker, siamo con i vostri livelli, questa volta tocca a Luca Cat, che tra l'altro è il suo ultimo livello che posso portare in video, quindi vediamo un po' cosa ci ha portato stavolta. Luca Cat si chiama Majustra's Mansion, ambientato in Super Mario Bros, percentuale di vittorie 10,82%, tentativi 194, riusciti 21. Prima di partire però volevo dire, l'altra volta volevo chiarire la situazione sul livello di Luigi, che è dello scorso video, gliel'ho portato ed è il terzo, perché nel secondo gli avevo promesso appunto, non avendo finito il livello per mancanza di tempo, perché era veramente da troppo che c'ero sopra, gli avevo detto se vuoi ti posso portare un altro livello. Lui mi aveva detto ok e mi aveva dato quel livello lì, quindi è semplicemente questo. Non vi preoccupate, non faccio trattamenti di favori vari, state tranquilli, cerco di trattare tutti allo stesso modo in ogni caso. Tra l'altro volevo salutare anche, già che ci siamo all'inizio, perché l'altra volta me ne sono dimenticato, ero troppo preso dal livello, volevo salutare scusate, la voce è Matteo De Pro e Matteo P, che vi saluto, ciao ragazzi, grazie di seguirmi. E allora, iniziamo subito, non perdiamo altro tempo in chiacchiere, ma iniziamo subito a giocare come si deve. Vediamo un po' quante volte moriremo in questo livello, perché Luca Cat mi ha detto che è bello tostarello. Quindi coin can show, ok, le monete possono mostrarti la via, a quanto pare non è questa la via, però presumo. In ogni caso, ormai ci sono, io faccio il ponte, tante volte ci dovessi passare dopo. Ok, siamo passati, non ho capito come, ma siamo passati, l'importante è questo. Oh, no, 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 oddio mio, ma qui funziona il bug, no, l'hanno risolto. Grandi, ok, perfetto, perciò dobbiamo salire. Notate che ho fatto tutto a caso, sempre e comunque a caso. Ma soprattutto grazie a Majustra per la tua simpatia e per aver giocato i miei livelli. Axios è sempre più blu, scritto da Luigi. Perfetto, ok, d'accordo. Mi sono perso, mi sa, un testo all'inizio. Tanto immagino già che morirò prima o poi, quindi non ci sono problemi su rifarlo. Ma qui posso anche entrare? No, ok, quindi devo tornare giù, immagino. A occhio. Benissimo, ok, dedicato alla folle ereda NRU, ispirato allo spettrale. Rileggimi quell'altro! Ispirato dalla spettrale magione AC del grande Majustra. Credo fosse... Io mi odio. Mi sto letteralmente odiando. Mi perdo a leggere roba e poi mi perdo. E poi muoio incommensurabilmente. Quindi allora riprendiamo il funghetto. E poi ritorniamo laggiù di sotto più o meno. Allora, ok. Siamo ritornati qui. Stavolta non mi faccio fregare. Ok, poi proseguiamo di qua. Ora, secondo... No! Ci stava la musichettina in quel modo. Mi sa che devo rientrare nel tubo, forse. Comunque, tra poco, quando ho fatto, più o meno. Ok, quindi ora dovrei entrare in questo tubo, presumo io. Sì, ok, perfetto. Prima parte l'abbiamo fatta. È già qualcosa. Ora, quella bomba io, dove la dovrei portare esattamente? Perché... No, 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 voglio questo. Ok, forse era meglio non prenderlo subito, però... allora, a occhio, quella bomba, dove diamine la dovrei portare? Perché so, if you lost the bomb, come back from the tube and repeat. Ok, perfetto, grazie, ottimo. Nel caso, almeno possiamo tornare indietro. Quindi, nel caso, no? Io dovrei portare la bomba qui, quindi immagino. Allora, aspetta un attimo, vediamo un po' se riusciamo a portarla qua su sopra. No! Maledetto! Ok, ritorniamo nel tubo e rifacciamolo, perfetto. Ok, ci rivediamo quando la porto lassù in cima, perché presumo che debba fare quello. E per farlo devo semplicemente fare venire su il fantasmino, presumo, a occhio. Ok, dovrebbe funzionare, spero. Vediamo un po' se funziona, attenzione, no! Maledetto! Ok, dovrebbe funzionare, ma poi c'è questo fantasma, ho una paura tremenda di quel fantasma. Comunque, allora, portiamocelo qua, in modo da farci un po' di strada. Poi ripassiamo sopra. Perfetto, intanto, quello è passato, ok. Noi prendiamoci questo, ok. Dopodiché esattamente... come se andiamo le scale male, ok, perfetto. Io volevo far venire giù quello, perché a occhio lo devo far scendere. Altrimenti non ci sarebbe. Perciò, facciamolo... Venire qua giù. No, aspetta. Maledizione. Ok, benissimo.
Facciamolo venire di qua, perfetto. Poi facciamolo scendere giù di sotto. Immagino che debba prendere quella bomba lì, a occhio. Quindi risaliamo. Lui dovrebbe toccare quella bomba. Perfetto, presa, grandi così. Ok, ottimo. Alla grande. Ora dovrei non morire principalmente. Quindi entriamo in questa porta. Abbiamo fatto anche il secondo. Checkpoint. Grande, hai messo i checkpoint. Ci sono i checkpoint, io ti adoro, sappilo. Io ti adoro tantissimo. Quindi, ok, allora la P. Perché ci dovrebbe essere una P qui? Esattamente, io provo. Ok, quindi. Ok, no! Maledizione! Non a sparare! Ok, maledetto! Ora, veniamo di andare via di qui. Io vedo che qui c'è. Le frecce indicano la via, mi aveva detto lui all'inizio. Quindi, sì, le frecce. I coins indicano la via. Quindi, a occhio, dovrò far salire quello? No, neanche. No, sinceramente no. Aspettate un attimo, che devo fare esattamente? Ah, no, allora, saliamo. No, aspetta, prima devo prendere questo. Ok, non avevo visto questa via. Chiedo scusa. Come al solito io ne combino sempre una dietro l'altra. Perciò l'importante comunque è esserci arrivati fin qui più o meno. Ora io però, esattamente qui con lui, che gli devo far prendere a quel coso? Forse lo devo far passare di sotto? Aspettate un attimo, che forse deve passare di qua. Così, ok. Dopodiché deve passare qua su sopra. Benissimo. E poi di sotto, dice lui. Ora vediamo un po' se capisco anche cosa devo fare. Ok. Poi qui salgo sopra e lo prendo da scalino. Grandissimo. Bellissima anche questa idea, veramente. Che è successo? Non ho capito cosa è successo, ma è successo. L'importante è questo. Ok. Oh, quello scende, perfetto. Mi dovrebbe aver fatto il posto. Il Mario Tacco. Sì, non siamo esattamente Mario Tacco, ma... No, vieni qua. No, Tacco. Ok, volevo provare a entrare anche lì dentro. Non credo ci serva. Quindi, allora, dovrò, immagino, risalire su di sopra in qualche modo. Qualche modo molto modoso. Ah... Immagino che debba andare fino in cima col tacco, perché altrimenti... Bruttissimo da dire tra l'altro, però vabbè. Perché altrimenti non avrebbe molto senso fare questa cosa. Quindi, allora... Ok, perfetto. Ora noi saltiamo... No, non saltiamo! Perfetto. Allora, facciamo così. Da qui saltiamo qui, alla grande. Poi dovrei montare sopra uno di quei due, immagino io. Tipo a lui di là, mi immagino. Ok, vediamo un po' se funziona. Se ce la stiamo facendo almeno, se non altro. Sì? Ok, siamo col tacco e siamo saliti. L'importante è questo. Perciò... Sì, no, l'abbiamo già. Quindi devo... Immagino che debba lasciare il tacco a questo punto. C'è una porta lì, però... ok, una vita. Grande. Ottimo. Noi ora possiamo entrare dentro la porta. E... morire? Incommensurabilmente, invece... No, vai, 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 vai. Ok? Facciamogli spaccare tutto. Sono soddisfazioni vedere questa cosa. Lì c'è un altro check, vedo. Allora, spero che questa porta mi porti... Col diamine la porta mi porta. Allora, benissimo. No, viene un po' più... Ok, dovremmo farcela di qui, perfetto. Dove... Ah, andiamo qui sopra. Ottimo, perfetto. Poi qui scendiamo giù. Io questo livello lo sto adorando veramente tantissimo. Allora, qui abbiamo preso il Mario Grande, poi l'elmetto. Poi aspettiamo che queste bombe facciano il loro dovere. Ok, non così. Ah, sì, ok, ci sono. Aspetta, no, maledizione. Ah, lo posso riprendere di qui. Allora, ecco. Mancano 90 secondi, non va bene tutto ciò non va assolutamente bene. Tu stai giù. Ok, togliti di lì. Tu invece, perché questa torna indietro? No, forse... Ah, devo portare giù la bomba. No, la devo far schiantare di là. Ok, allora proviamo a vedere un po' se ci riesco. Ah, l'ho presa alta. No, no, non perdere il Mario Fuoco. No, maledizione. Vai più in là. Dai, ce lo schianti. Vai. Grandi. Ok, perfetto. Siamo arrivati fin qui. Mi sa che ci devo portare anche un'altra bombetta lì. Però ho paura che mi finirà il tempo. Quindi comunque intanto vediamo un po' di riuscire a farlo lo stesso questa parte. Perché
Comunque, se capisco come fare a farla, è direi decisamente meglio la situazione. Cioè, molto, molto meglio il tutto. Quindi, io dovrei far arrivare la bomba. Non qui. Maledizione! Scendi, scendi, scendi! Che la devo far tornare indietro. Dovrebbe tornare indietro dall'altro. Perfetto. Poi, andiamo su noi. Ora, dovrebbe essere presa dal fuoco là e farmi spazio laggiù sotto, in teoria. Tu stai qua. Ok. Quindi, dovrebbe schiantare laggiù sotto e farmi spazio. Perfetto. Quindi, io ora entro qui. Credo. Suppongo. Perfetto. Qui che c'è? Qui niente. Ok. Mancano 13 secondi. Riuscirò a fare qualcosa? Mi sa di no. Perché manca un bel po' a occhio. Ok. Entriamo. 6 secondi. Magari c'è la bandiera e ce la facciamo. Eh sì, certo, come no. Niente, non ce l'abbiamo fatta per tempo. Però bello, bello, bello. Dovremmo riprendere la checkpoint. Ok, quindi stavolta ce la dovremmo fare. So come fare, perciò ci rivediamo laggiù, eh. Là dove eravamo arrivati, se non altro adesso. Ok, allora siamo arrivati qui alla porta. Perciò dobbiamo entrare qui dentro. E ora, non guardare i... Non guardare i fantasmi, ma... Usali per trasportare le bombe. Ok, non capisco. Quindi, se io tipo entro di qua, che è una delle poche cose che posso fare. Ok, benissimo. Perciò, ma le bombe da dove le tira, esattamente? Perché io ho visto che ora ha fatto spazio un'altra bomba. No, di qua. Ah, il fantasma ce l'ha lassù, ok. Appena riesco a fare qualcosa di decente, ce la faccio, con calma ce la faccio, aspettate. Allora, ora devo aprire dalla parte di qua, perfetto, a destra. Quindi, allora, facciamolo venire qua, quella bomba. Perfetto, scendi giù e schianta. Ottimo, dovrebbe aver aperto qui, quindi ora. Ora è un casino perché c'è quel fantasmino lì che potrebbe dare abbastanza fastidio. Volevo aspettare che scomparissero questi fantasmi, ma mi sa che devo fare così, perfetto. Entriamo dentro a questa porta. E mi ci vorrebbe la bomba, che non arriverà mai, presumo, fin qui. Eppure ce la devo portare in qualche modo. Quindi, allora, facciamola venire subito qua, perfetto. Forse arriva così, forse. Yes! Fungo, fungo, aspetta, calma, Ale, calma, calma, Ale, calma. Ok, quindi devo andare giù? Perfetto, i fantasmi sono scappati, è già qualcosa. E, ok, siamo arrivati fin qui, quindi devo scendere. Entriamo in questo tubo, mamma mia che bellezza questo livello, veramente una figata. No, vai, 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 fatti trasportare. No, anzi, facciamo così che facciamo prima. Ce l'abbiamo fatta, grandi, grandi. Cioè, l'unica morte l'ho fatta per tempo, mi volete dire questo? O no, forse sono morto una volta all'inizio perché non avevo capito bene cosa fare. Sì, forse sono morto un'altra volta all'inizio. Ah, figata questo livello, bellissimo. Ok, allora, concordo con Majod, concordo con Wariuzzo. Io la stella te la lascio perché te la strameriti, la stella, veramente bellissimo livello. Tra l'altro, i puzzle sono veramente originali e addirittura Luca Cat mi aveva detto di, se per caso non ce la facevo, di controllare, intanto la mia linea, di controllare magari sul suo Miiverse che dava delle istruzioni su come farli. Invece si capiscono benissimo perché è fatto veramente bene questo livello. Cioè non c'è stato bisogno di guardare... Ah, grazie Luca Cat, tra l'altro, ti sto facendo il tuo livello. Grazie per stare giocando i miei, io ti ringrazio, proprio cade tutto a pennello. Tra l'altro dicevo che praticamente si capisce benissimo questo livello. Cioè non c'è bisogno di vedersi magari qualcos'altro, qualche hint, qualche tips, diciamo, qualche aiuto. Invece è fatto proprio bene, quindi complimenti Luca Cat. Io ti ringrazio per avermi mandato anche questo tuo livello, è l'ultimo purtroppo che ti posso portare in video. Quindi direi che con questo livello è tutto e ci possiamo vedere al prossimo. Io vi ricordo, se vi va, di iscrivervi ai miei canali Facebook e Twitter. Se vi va, ovviamente... Trovate il link in descrizione e sempre se vi va di seguirmi sul Miiverse e iscrivervi a Steam, anzi aggiungermi agli amici di Steam, se avete un PC ovviamente, sia l'ID network del Miiverse che l'ID di Steam li trovate entrambi in descrizione. Quindi un saluto a tutti e alla prossima,